video, vi faccio una nuova tipologia di video per me, perché ormai su YouTube ci sono già questi video. Allora, vi faccio dei video review prodotti, ma prendendo di mira una determinata marca. Quindi oggi voglio parlare con voi di Hello Body. Ormai, cioè, Hello Body è conosciutissima, sia sul web, su Instagram, da tutte le parti. Sapete che io ho fatto un ordine, quindi ho comprato a spese mie con una mia amica. Abbiamo fatto appunto questo ordine circa un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, e appunto mi sento di dirvi la mia su questo brand. Allora, mi scuso in anticipo, ma ho lasciato la maschera per i capelli a casa di Stefano e quindi non ce l'ho qui con me da farvi vedere, però appunto voglio partire da questa e se riesco vi metto qui una foto. Allora, la maschera è la Coco Shine. Allora, ottima, ottima nel senso che mi piace il pack perché è piccola, compatta, si può portare in viaggio e quindi perfetta. Io sono stata una stupida perché non ho letto benissimo le istruzioni, ma essendo fatta tutta da oli, soprattutto da olio di cocco, va messa prima in frigo in modo da farla solidificare, dopodiché va messa sulle lunghezze, tempo di attesa, lo sapete che più la tenete in posa meglio è. E poi va risciacquata molto, 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 molto bene con il vostro shampoo normale, come fate di solito. Allora, io adesso che ho il capello corto ne uso proprio una puntina perché è super mega nutriente ed essendo che io non ho tantissime lunghezze, ho paura di ingrassarmi la cute, cosa che ragazze non fatelo, non mettetela sulla cute perché sennò ciao ciao. Quindi io la Coco Shine ve la provo, mi lascia i capelli fantastici, soprattutto appunto, ripeto, se riuscite a tenerla in posa per un bel po' di tempo, dalla mezz'ora in avanti, e appunto ricordatevi di metterla in frigo prima. Poi passiamo al Coco Glow, quindi questo è lo scrub di Hello Body. So che c'è anche la versione al cioccolato, io invece ho caffè e cocco. So che c'è anche quella al cioccolato e non so se per l'estate ne avevano fatta un'altra. Comunque, allora, che cosa dire? Pack bocciato, non mi piace assolutamente perché è scomodo sia per andare a prendere il prodotto sia da tenere in doccia. È impermeabile perché non è che voi mettete dentro questa qui di cartone e vi si impregna tutta, vi si scioglie, no, però è scomodo. Lo ricompro? Non lo so, nel senso che è fattibile da rifare a casa, quindi si può benissimo rifare a casa. In commercio ci sono altri scrub più economici e comunque facilmente reperibili da trovare. Poi, per quanto adesso vi parlo cosa ne penso del prodotto, ottimo, perché anch'io facevo già lo scrub col caffè e il sale, quindi fantastico, scrubba bene. L'unica cosa che dovete, cioè, sa tantissimo di caffè, per cui se non vi piace il caffè non acquistatelo e sappiate già che vi sporca la doccia, nel senso che voi lo utilizzate sulla pelle bagnata, quindi ve lo massaggiate, lo lasciate in posa quei 5-10 minuti, dopodiché quando andate a sciacquare, essendo comunque caffè marrone, vedete questa tipo questo scroscio di acqua marrone che vi invade tutta la doccia, per cui eventualmente dovete anche a fine trattamento pulirvi anche la doccia, cioè non è che ve la macchia, però ecco, non è acqua pura, limpida e cristallina, è comunque acqua e caffè, ecco. Quindi se volete provarlo io ve lo consiglio, però sappiate che ci sono comunque delle buone alternative o eventualmente fatevelo direttamente in casa. Un'altra cosa che volevo dirvi per quanto riguarda Hello Body, che acquistate i set. Perché acquistando i set risparmiate tantissimo anziché il singolo pezzo. Poi, che cosa ho acquistato? Io ho acquistato il Coco Slim, che è, oddio, questo. Si vede? Sì, tenete sempre presente che io sono davanti alla luce illuminata d'immenso. Allora, di questo non mi piace la profumazione perché sa di tipo zucchero filato, caramella, zucchero in generale.
E a me questi profumi dolci dolci, però dico chi se ne frega, cioè tanto non è che poi mi rimane sotto il naso e quindi. Allora, questo viene decantato su internet come vi riduce la cellulite, vi snellisce le gambe. No, ragazze, no, questo è un semplicissimo olio da mettere tutte le volte che volete sul corpo. Io lo utilizzo dopo la doccia perché riesco a farlo assorbire meglio sulla pelle bagnata, perché sulla pelle asciutta olio a me tende ad ungere, quindi lo uso dopo la doccia, una volta finita la doccia, pelle umida, me lo passo sulle gambe, sul ventre, sulle braccia, lo uso come idratante, ok? Quindi non scambiatelo per, cioè io compro questo prodotto e divento una figa spaziale, cioè mi viene il fisico di Bianca Balti. No, assolutamente no, non vi elimina la cellulite, non vi snellisce le gambe, perché io ho visto tante 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 persone anche su Instagram che pur di avere lo sconticino, pur di dare, invogliare le persone a utilizzare il proprio codice sconto, dicono un sacco di fesserie, ma ragazzi, cioè, come fa un olio a ridurvi il giro coscia? Cioè, stiamo scherzando, è solo con l'alimentazione, lo sport e poi ovviamente tenendo la pelle ben idratata o comunque utilizzando anche queste, tutte le nostre creme, eccetera, eccetera, allora sì che miglioriamo la situazione, ma non pensiate che con questo olietto la situazione migliori, ecco. Comunque, buono, sapete che io l'ho rifatto in casa, per cui vi lascio qui nella scheda il tutorial per come farlo. Però appunto, se cercate un olietto super idratante al profumo di cocco con la confezione in latta, perché è molto carina, quindi anche sotto la doccia non succede niente, anche se cade, non si rompe, ad esempio magari nelle confezioni di vetro c'è il rischio che magari in doccia possa cadervi e succede il patatracca. Quindi io questo lo consiglio come potere idratante, quindi anche questo mi sta piacendo, non mi piace il profumo. Poi, ultimi due prodottini, vi faccio vedere il mio preferito per ultimo. Allora, vi faccio vedere questa che è la Coco Rich, che è il lip balm. Allora, questo qui sì, si vede. Allora, praticamente questa mi è venuta in omaggio perché su tutto l'ordine, ce la faccio, ragazze, al raggiungimento di un tot vi danno degli omaggini. Questo è appunto un lip balm fatto così, cioè voi non mi crederete, ma io, cioè, lo sto usando tutte le sere e ragazze, era pieno fino all'orlo, per cui mettendolo, cioè, non riesco a consumarlo. Allora, questa come profumazione già mi piace di più. È un dolce tipo miele. Mi piace. Allora, l'unica pecca è che io prodotti di questo tipo non me li porto in giro perché lo vado ad applicare con il ditino e quindi, essendo magari in giro, mi capita di toccare di qua, toccare di là, poi pucciare il dito dentro questo, no. Però come prodotto è fantastico, cioè io questo abbinato al mio burro cacao della Vivi Verde Coop, cioè top, non sto avendo problemi di secchezza alle labbra, per cui io questo lo utilizzo di sera prima di andare a letto a dormire, me ne metto un po' sulle labbra, me le idrata tantissimo, mi rimane proprio quell'effetto lucido bellissimo, mentre di giorno appunto utilizzo l'altro. È molto carina la confezione perché appunto è fatta di vetro, quindi la cura nel pack, a parte appunto quello dello scrub che non mi piace, è fantastico e anche eventualmente come idea regalo è molto molto carino. Questi sono 15 ml, ma c'è tipo lo finirò nel 2000 mai, e quindi io anche questo ve lo consiglio se volete appunto un burro labbra super mega idratante da tenere sul comodino. Mi raccomando ragazze, da tenere sul comodino. Se poi voi mi dite che lo portate in giro e lo applicate magari con il pennellino, allora sì, però io ecco, per andare in giro mi trovo meglio con gli stick. Questo qua io lo utilizzo principalmente ed esclusivamente di sera. Quindi anche il Coco Rich super mega approvato. Poi, allora, io quando mostravano questo prodotto,
non lo so, ho detto, vabbè, magari è sempre per invogliare la gente all'acquisto, sai, sempre il solito codicino di qua e di là. Voglio provarla. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della Coco Clear, che è la Mud Detox Mask. Questa. Cioè, ragazze, è fantastica. Sono 50 ml di prodotto. Allora, partiamo subito con i contro. Allora, il contro è il profumo. Cioè, ragazze, a me boh, non mi piace assolutamente. Tipo cocco, vaniglia, è dolciastro, è molto forte. La maschera si presenta così, adesso spero di non fare casini. Vedete, è marrone, è una sorta di budino marrone. Guardate! Ok, cioè, no comment. È favolosa, ragazzi, ne basta pochissima. Io la prelevo con il pennello, quindi me la do sul viso con il pennello 2 volte a settimana, perché poi sapete che a me piace comunque cambiare maschere, quindi io la stendo su tutto il viso con il pennello, un semplicissimo pennello da fondotinta. E ragazzi, quando andate a sciacquarla, top, vi lascia la pelle compatta, liscia, bellissima, vi lascia la pelle super, super, mega bella. Quindi io questa ve la consiglio. Anche lo scatolino mi piace, per cui mi piace perché potete dosare voi la quantità di maschera da prendere, anche perché con quella in tubetto magari ne schiacciate troppa e vi fate un casino. Quelle in bustine sono sempre un caos perché o ce n'è tanta o ce n'è poca. Mentre qui così pucciate voi con il pennello e scegliete voi la quantità. Quindi io questa, allora, tra tutti i prodotti che vi ho fatto vedere, se dovessi scegliere quello che ricomprerei è sicuramente questa. Cioè io questa ve la consiglio, è fantastica. L'unica pecca per me è il profumo che a me non piace, però per tenerla in posa comunque 10-15 minuti non mi crea problemi, anche perché una volta poi tolta il profumo non si sente più, ve lo giuro, non si sente più. Quindi anche questa super mega approvata. Allora ragazze, io ho finito qui la mia review, la mia recensione dei prodotti di Hello Body. Fatemi sapere se anche voi li avete provati, come vi siete trovate, se ci sono altri prodottini, perché io ho bazzicato sul sito, ho visto qualcosina che vorrei provare. Appunto, scrivetemi qui sotto con un commentino come vi siete trovate. Io appunto sono stata molto sincera con la mia review, infatti vi ho detto che appunto sia lo scrub si può benissimo rifare in casa, come anche il Coco Slim che ve l'ho fatto appunto, vi ho fatto un do it yourself. Niente ragazze, fatemi sapere se anche questa tipologia di video potrebbe piacermi, così eventualmente registro anche altre review. Come al solito, mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video, eh. Ciao!